Dopo il Pontedera, la Juve Under 23 ancora all'Adriatico, due risultati su tre al 90esimo per accedere alla fase nazionale. Di fatto agli ottavi ai biancazzurri sarà sufficiente pareggiare, bianconeri invece condannati a vincere, niente supplementari. Contro i toscani Pescara ha stentato, rischiando Plizzari decisivo, soprattutto nella ripresa. Biancazzurri bassi sì, ma tutt'altro che compatti. Un paradosso? Non esattamente. A prescindere dal baricentro, alto o basso che sia, se la squadra non mantiene le giuste distanze tra i reparti è destinata a fare fatica, come è accaduto al cospetto del Pontedera, esempio di organizzazione. Cascione deve rinunciare ancora a Matteo D'Agasso, forse un solo cambio a centrocampo. Franchini si candida al ritorno tra i titolari, se così fosse a fargli spazio sarebbe Tuniov. Ecco dunque il probabile 11, Plizzari tre pali, in difesa Floriani, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo Franchini, Squizzato e Aloy, davanti solito tridente Merola, Cuppone, Accornero. Di fronte appunto la Juventus Under 23 che al termine della stagione regolare ha chiuso al settimo posto. Nel girone di ritorno 35 punti, 16 in più rispetto ai 19 ottenuti a fine girone di andata, quando la giovanissima e talentuosa formazione bianconera occupava il quintultimo posto. Poi le cose sono radicalmente cambiate. Per rendimento i ragazzi di Massimo Brambilla sono stati la terza migliore squadra del girone di ritorno, alle spalle del Cesena e della Carrarese, complessivamente 54 punti, uno in meno dei biancazzurri, ben 7 le vittorie esterne. Nel primo turno playoff i bianconeri hanno prevalso al Moccagatta di Alessandria sull'Arezzo per 2-0, vittoria maturata nel finale. Out il laterale Turicchia, il secondo portiere Garofani, l'esperto difensore centrale Poli ex Carpi ha recuperato Stivanello. Al rientro, dopo il doppio turno di stop causa squalifica, il bomber Simone Guerra, 35 anni da compiere, finora 15 gol. Sistema di gioco 3-4-2-1. Tre pali da fare in difesa Savona, Pedro, Felipe e Muaremovic. Sulle fasce come Nenzia e Rui. A metà campo il tandem Damiani Asa. Tra le linee Sekulov e Nonge, alle spalle di Guerra. Nelle uniche due sfide di campionato un successo e un KO. 8 mesi fa, 2 settembre 2023, prima giornata 3-1 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Doppietta di Cuppone e gol di Federico Accornero. Nel secondo tempo per i bianconeri Simone Guerra. Tante reti anche lo scorso 7 gennaio, prima di ritorno. La sblocca Cangiano, 1-1 di Damiani, uno dei meno giovani, appena 26 anni dell'11 di Brambilla. Nel secondo tempo il sorpasso firmato da Commenenzia, 2-2 di Cuppone, assistito da Davide Merola, quindi due reti di Simone Guerra, la prima in sospetto fuori gioco. Nel finale il definitivo 4-3 dal dischetto Tuniov, settimo gol per l'Estone a digiuno proprio da quella partita. Sono trascorsi più di 4 mesi.